l'abbattimento delle liste d'attesa, un problema che è un problema nazionale ma che riconosce alcune criticità peculiari in questa regione. Il Covid sicuramente ha segnato il passo alle attività ordinarie della sanità, lasciando come strascico più di 200.000 prestazioni ambulatoriali e oltre 40.000 di screening. Grazie alla dedizione e all'abnegazione dei colleghi medici e del comparto, quindi gli infermieri, si è potuta ridimensionare, contenere al 45% questo gap, un dato in assoluto veramente encomiabile grazie all'impegno del personale sanitario, ma che non basta. Occorre intercettare quei fondi che sono stati, come dire, identificati da presidi, da disposizioni di legge nazionali, parlo del decreto Schillaci del giugno 2024, ma anche del bilancio di previsione del 2024, che consentono, se opportunamente intercettati, di affrontare e controvertire questo problema che assilla la popolazione lucana. Voglio fare una considerazione a margine. Nel 2022 sono stati spesi 40 miliardi dalle tasche private dei cittadini per poter affrontare in ambito privato le esigenze delle prestazioni sanitarie. Segnalo che è circa un terzo del bilancio sanitario nazionale, quindi c'è qualcosa che non funziona, bisogna sicuramente porre rimedio. Allora, facevo riferimento prima ai dispositivi legislativi nazionali. Nel decreto Schillaci sono proposte alcuni espedienti per superare questi ostacoli, dalla piattaforma delle liste d'attesa ai percorsi di tutela per i pazienti che non riescono a soddisfare nel pubblico e che possono andare nel privato accreditato attraverso pagando soltanto il ticket, un CUP unificato per le strutture private e pubbliche, e poi ovviamente le prestazioni aggiuntive che sono state corroborate dalla legge di bilancio e che incentivano i colleghi medici e quelli del comparto, diciamo, ad una attività, diciamo, compensativa al di fuori degli orari di servizio. Il momento è delicato, è una stagione in realtà molto delicata quella che sta attraversando la sanità lucana, in sofferenza dopo la pandemia, ma in sofferenza anche per la totale assenza di un piano sanitario regionale. Manca un piano sanitario regionale, dunque manca l'atto aziendale attraverso cui gestire questo piano. Che cosa succede? Che stiamo assistendo ad una ad un lento passaggio di personale ospedaliero e infermieristico dalle strutture pubbliche a quelle private, che naturalmente garantiscono condizioni di lavoro e trattamenti economici vantaggiosi. Perché abbiamo accolto particolare interesse la mozione del consigliere Vizziello? Indubbiamente perché accende un riflettore e ci dice: abbiamo un problema con le liste d'attesa, e anche perché ne apprezziamo l'impostazione, cioè non partiamo dall'alimentare soltanto le strutture private affinché si possano ridurre le liste d'attesa, ma l'inquadramento, diciamo, della questione è: interagiamo subito con l'azienda sanitaria pubblica, chiediamo all'azienda sanitaria pubblica di rafforzare il servizio, di aumentare le prestazioni e di aumentare, perché no, anche di migliorare le condizioni economiche e lavorative del personale infermieristico e ospedaliero, affinché sia la struttura pubblica poi a interagire al meglio con il servizio sanitario privato accreditato, che non va ovviamente demonizzato, anzi è di totale e assoluto supporto e conforto. Tuttavia bisogna chiarire i termini della questione. Si parte dal rafforzamento del servizio sanitario regionale per migliorare anche il partenariato con le strutture private, non il contrario.